L'International Fireworks Fair è giunto all'undicesima edizione. Noi siamo come sempre qui per raccontarvelo dall'Hotel Clorinda di Pestum, una 3 giorni all'insegna dello spettacolo pirotecnico, dei pirotecnici, delle attrezzature, delle novità, a cominciare dalla Piro App, quella che l'ASPI ha introdotto già da questa stagione, un'applicazione per ovviamente tutti coloro che si avvicinano a questo mondo. È questo un meeting delle attrezzature, dei servizi, dei prodotti pirotecnici, un meeting che porta il Made in Italy all'estero, fa sì che il Made in Italy pirotecnico venga conosciuto anche nel mondo appunto estero, in quello che è il mercato internazionale, in quello che è il mercato importante per gli spettacoli pirotecnici. Noi siamo all'Hotel Clorinda di Pestum, non mi dilungo, io vi lascio entrare nell'Hotel Clorinda. Stando all'International Fireworks Fair è presente anche la ditta Fiorillo, noi siamo qui in compagnia di uno dei suoi esponenti che innanzitutto ringraziamo e salutiamo. Grazie a voi. Allora, ci hanno consigliato quello che è il punto focale della vostra ditta, il punto forte della vostra ditta, le fontane fredde, elementi legati anche ai piromusicali. Dicci qualcosa di più, fai in modo che chi ci sta guardando in questo momento riesca ad apprendere a meglio quelle che sono le qualità della vostra ditta. Sì, diciamo che è un prodotto che va molto in voga adesso, appunto queste fontane fredde che noi facciamo di nostra produzione già ormai da qualche anno, e quest'anno anche in fatto normativa di legge della nuova normativa CE abbiamo omologato anche appunto queste fontane. Abbiamo fatto quello da 1 secondo, da 3 secondi e da 5 secondi, che in effetti sono molto piccole e possono essere, diciamo, usate anche in posti un po' più difficoltosi e con le distanze con il pubblico. Questo spettacolo si può effettuare anche molto vicino ad un pubblico e quindi vederlo da vicino. E in più sono prodotti che vanno molto forte appunto su strutture come per esempio ristoranti che hanno delle piscine, diciamo in quei posti molto difficili dove appunto non si può mettere materiale un po' più di calibri più alti. Io mi metto nei panni di chi ci sta guardando e magari non è al passo con i tempi, oppure piace vedere la pirotecnia ma non sa scendere nei particolari. Il termine fontana fredda nasce da cosa e che cosa però poi indica in sostanza? Beh, il termine fontana fredda è perché attraverso un innesco fatto sempre a livello, stiamo parlando sempre di elettronica, quindi deve avvenire sempre con centraline, quindi per un uso esclusivamente professionale, e tramite un getto, un unico getto che non, appunto, non produce scorie, quindi come distanze ci siamo, quindi non produce nessun effetto su chi magari sta vicino a distanza di anche 2, 3 o 4 metri. E per adesso siamo su questi livelli qua, poi magari in futuro potrebbe nascere qualcosa che i cinesi ovviamente già hanno fatto per interni, con addirittura ci sono delle dimostrazioni in cui c'è gente che mette appunto la mano sopra il getto della fontana. Per adesso ci stiamo lavorando, poi magari chissà che in futuro verrà anche questo. E allora magari il 2018 può essere l'anno buono proprio per imporsi anche in un altro campo, quello appunto che ci hai raccontato poc'anzi, anche perché l'International Fireworks Fair è un trampolino di lancio del Made in Italy nel mercato internazionale. Esatto, noi appunto ogni anno cerchiamo di portare sempre, di apportare qualche novità a questa fiera che noi onoriamo sempre tutti gli anni. Anche quest'anno abbiamo portato, se il tempo permetterà, sperando che per stasera si calmi un po', una piccola dimostrazione di appunto queste fontane. In più abbiamo creato anche dei piccoli monogetti, sempre per quanto riguarda le distanze, in modo che chi usa questi monogetti può spararli anche a distanza ravvicinata, quindi sono dei monogetti che vanno a bassa altezza, appunto a 2-3 metri massimo. Io ti ringrazio. Grazie a voi.